Grazie mille per la possibilità di partecipare a un forum così rappresentativo. Voglio dire solo un particolare: che si prevedeva l'intervento e la partecipazione a questo forum del presidente Shokin dell'Unione degli Industriali Russi, che però in questo momento sta partecipando alla consulta presso il presidente Putin degli industriali, e spero che stiano risolvendo le stesse questioni che stiamo dibattendo qui, cercando di far sviluppare, progredire sia la Russia sia lo spazio euroasiatico per le varie questioni complesse della nostra economia. Probabilmente il mio intervento farà eco sia a quello della Valovaia sia a quello del Ministro dello Sviluppo Economico italiano, quelle complessità e contraddizioni delle strutture che non permettono alla Russia di utilizzare le risorse esistenti, sia umane che economiche. La logica basilare dei documenti strategici che sono stati adottati ultimamente dalla Federazione Russa consiste in quanto segue: la struttura corrente dell'economia russa non le permette di assicurare tempi stabili di sviluppo e in prospettiva, sia in prospettiva che attualmente, e quindi le riserva un ruolo limitato nel mondo in presenza di crisi. Questa è la concezione della nostra concezione di sviluppo fino al 2020 e nel progetto delle iniziative dell'attività del governo fino al 2018. In particolare, l'ultima crisi ha confermato che ci sono grandi orientamenti per i quali la Russia è fallibile. In particolare, la Russia è caduta rispetto agli altri, cioè non è il BRIC che è caduto, ma è in particolare la Russia. Se prendiamo il Brasile c'è un gap del 45%, quindi non è rappresentativo. Quindi tempi rapidi di fuga di capitali in questa situazione. Voglio solo citare alcuni dati. Rispetto al 2008 gli investimenti diretti si sono ridotti di 2,5 volte. È una cifra enorme. Ma la struttura reale dell'economia della Federazione Russa differisce da come viene percepita sia nella Russia stessa sia all'estero in particolare. La Russia è un paese di esportazioni di materie prime, ma il settore principale è quello dell'economia, sia come occupati e come PIL, non è quello delle materie prime né quelle della lavorazione, bensì il commercio. Gli addetti nel commercio rispetto al 2005 è aumentata del 2,5%, cioè più di tutto il settore finanziario messo insieme. E come stipendi il commercio chiaramente non prevale rispetto ad altri settori industriali. Fra l'altro, tra i funzionari dello Stato gli stipendi sono più alti piuttosto che nell'industria. Ovviamente si lavora meglio di tutto nel settore finanziario, dove lo stipendio è di più di 50.000 rubli, cioè più di qualunque stipendio del settore industriale. La contraddizione è anche nel fatto che la struttura del PIL non sempre corrisponde alla struttura dell'occupazione in vari settori economici, e questo lo si vede soprattutto nell'estrazione delle materie prime e nelle finanze, che è tutto col segno più, mentre in agricoltura col segno meno. L'anno scorso la maggior parte degli investimenti sono giunti proprio nel settore finanziario, pari a 80 miliardi di dollari, 2 volte più dell'industria della lavorazione e 4,5 volte più della quella dell'estrazione. Queste sono le cifre contraddittorie. Sono molto importanti e negativi la crescita dell'occupazione in vari settori. Qui la dinamica è molto complessa, persino senza pensare ai dati dell'agricoltura, quando in condizioni atmosferiche naturali difficili che influiscono sulla produttività e il livello del prodotto, ci sono dei fattori che non sempre si riesce a controllare. In alcuni settori, per esempio nell'edilizia, negli ultimi 3 anni si cresce meno piuttosto che in tutto il resto dell'economia, e quindi poi quello della lavorazione diventa quasi non male, nonostante che in molti altri settori
l'indice, sia il parametro, sia molto più basso di qualunque altro paese europeo. Parlando di statistica, effettivamente qui l'efficacia prevale, anche se non di molto, nel settore privato. Siamo preoccupati per alcuni settori dell'economia, anche se è piuttosto logico. La più grande quota della produzione degli investimenti, delle merci scaricate, è quella delle costruzioni meccaniche, dei trasporti, mentre per le innovazioni tecnologiche la produzione del COX e dei prodotti petroliferi è aumentata del più del 30%. Ma in conseguenza di questo siamo preoccupati per il basso livello di inerzia del settore industriale, tanto più dopo che la Russia è entrata nell'OMC, e anche quella della lavorazione dell'industria e della produzione di materiali da legname. Qui il parametro del 2008 era del 6,6% si è ridotto dell'1,7%, e nella lavorazione del legname ancora più basso. E la quota delle società nel rating degli investitori nella prospezione è ridottissimo. Tra le 1000 aziende più grandi non europee ci sono solamente due società russe, la Gazprom e la Lukoil. Tenendo presente tutto questo e riassumendo, vorrei quindi chiedere: che deve fare la Federazione Russa per cambiare, mutare la struttura dell'industria della Federazione Russa? In tal senso un indirizzo particolare a parte è quello del G20 che si svolgerà in Russia, a San Pietroburgo, nel settembre del 2020. Quindi il G20, e quindi iniziare già la discussione sulle priorità degli uomini d'affari del G20. Per quanto riguarda la Russia, noi creeremo appunto l'ordine del giorno e creeremo l'ambiente di lavoro. Come argomento principale del G20, l'attrazione di nuovi leve per la crescita economica dei paesi. Cosa vogliamo inserire in questi settori? Intanto concorrere al commercio e eliminazione del protezionismo, assicurare i liberi investimenti, trasparenza del sistema corporativo come contrapposizione alla corruzione, questo nell'ambito del forum di investimenti di soci. Ci sono quattro comunità business russe che hanno firmato una carta, appunto quella dell'Unione degli Industriali, quella del Commercio, la Camera di Commercio e Opora Rossii. Vogliamo creare un mercato flessibile dell'occupazione, un capitale umano e la creazione di posti di lavoro. L'obiettivo è da raggiungere entro il 2020 di creare più di 25 milioni di posti di lavoro. Vogliamo anche dare priorità all'economia mondiale come tecnologie informatiche, biotecnologiche, cosiddette verdi, ambientali, eccetera. E concorrere anche appunto al dialogo con le autorità nell'ambito del G20. Stiamo discutendo attivamente con i nostri partner nella coalizione del B20. Vogliamo presentare prima alla Russia nel dicembre del 2012 e poi discutere nell'ambito del forum economico di San Pietroburgo nel giugno del 2013 e poi presentarlo invece alla discussione della G20 nel settembre del 2013. Per quanto riguarda gli altri interventi, la Russia in agosto si è entrata nell'OMC. E questo è un grande stimolo per l'OMC stesso, per passare a un livello più profondo di lavorazione. Tra l'altro, pensando all'unione doganale, allo spazio comune euroasiatico, aiutare appunto il business a essere indipendenti dallo Stato. Si aprono molte possibilità per la Russia che saranno interessanti per molti partner europei. Ne voglio elencare alcuni. In questo momento ci sono delle decisioni di principio di coinvolgere società straniere più attivamente
in progetti di investimenti e industriali. Per esempio le infrastrutture industriali. Entro il 1 dicembre 2012 devono essere adottati, approvati i documenti per attrarre investimenti stranieri, per partecipare alle gare, ai tender delle strade di portata internazionale. Questo ci darà la possibilità di avere tecnologie moderne e quindi infrastrutture nel loro complesso, considerando che abbiamo deciso di costruire molte più autostrade a pagamento. Lo Stato continua a uscire dall'economia e quindi a ridurre la propria presenza nell'economia. Abbiamo venduto poco tempo fa una grande quantità di azioni della Sberbank e in molti casi non ci sono limitazioni di sorta per questo tipo di operazioni. Si stanno creando anche appunto un complesso di regole dell'OMC per appoggiare e sostenere una serie di settori industriali. Innanzitutto, come ho già detto, l'industria leggera tessile, agricoltura, costruzioni meccaniche, chimica, eccetera. E questo crea condizioni favorevoli per gli investimenti stranieri in questi settori. Un'altra grande questione che è discussa ormai da 5 anni è quella di creare a Mosca un centro finanziario internazionale. Un passo importante per crearlo è stata l'unione di 2 arene, della VTB e della RTS, e quindi la creazione di un'unica borsa di Mosca. Questo consentirà di attrarre capitali in Russia e quindi le società miste non dovranno cercare investitori all'estero, ma potranno cercare risorse di investimenti nella Russia stessa. Sempre nell'ambito dell'entrata, nell'ingresso all'OMC, si cerca una semplificazione per le regole di immigrazione, per avere lavoratori qualificati, parliamo di manager di alto livello. E ovviamente ecco, l'ultima cosa che è una barriera appunto per lo sviluppo in Russia è l'integrazione dell'attività internazionale. Grazie per l'attenzione.